Sono appena arrivati nuovi dettagli sulle funzionalità aggiuntive di The Last of Us Parte 1, il remake del primo capitolo della eccezionale saga di Naughty Dog, in arrivo il prossimo 2 settembre. Dopo una breve clip pubblicata dallo studio qualche giorno fa, dove abbiamo potuto dare uno sguardo approfondito alla nuova versione di Joel, tramite il sito ufficiale di PlayStation sono appena arrivate nuove informazioni, in particolare sulle funzionalità legate al DualSense e allo sfruttamento dell'SSD della console. Vediamo nel dettaglio. La pagina del sito ufficiale PlayStation dedicata a The Last of Us Parte 1 è stata aggiornata, svelando alcuni dettagli sull'integrazione delle caratteristiche del DualSense nell'esperienza di gioco del remake per PS5, nonché dei vantaggi offerti dall'SSD della console. Come era lecito aspettarsi, The Last of Us Parte 1 sfrutterà le peculiarità di DualSense, ad esempio trasmettendo la sensazione della pioggia che cade grazie al feedback aptico o utilizzando una resistenza dinamica dei grilletti differente a seconda dell'arma usata da Joel ed Ellie. Nello specifico, la descrizione di PlayStation Direct dice: il feedback aptico del controller wireless DualSense caratterizza diversamente ogni singola arma. Persino gli scenari rinascono a nuova vita, trasmettendo le sensazioni della pioggia che cade, dei passi sulla neve e molto altro ancora. Tutte le armi iconiche di The Last of Us, inclusi il revolver di Joel e l'arco di Ellie, prevedono ora una diversa resistenza dinamica dei grilletti adattivi, per immergere ancora di più nel combattimento. Nella stessa pagina viene confermato anche il supporto per la tecnologia audio 3D Tempest per tutti gli auricolari o gli altoparlanti TV compatibili, e inoltre che il remake offrirà caricamenti iniziali quasi inesistenti e che quelli di passaggio durante il gameplay saranno addirittura impercettibili grazie all'SSD di PlayStation 5. Un'altra novità è che è stata rivelata la dimensione del file di gioco, che dovrebbe essere addirittura il doppio rispetto a quanto visto con la versione remaster per PS4. Precisamente, Twisted Voxel riporta che il file di gioco di The Last of Us Parte 1 sarà di minimo 79 GB al lancio. Ovviamente dobbiamo anche considerare che vi saranno patch day one e aggiornamenti successivi, quindi il peso finale sarà sicuramente superiore. La versione remaster per PS4 di The Last of Us pesava infatti, senza update, 40.55 GB, quindi poco più della metà rispetto al remake. Ricordiamo però che nel remake non sarà presente il multiplayer del gioco, quindi tutti i gigabyte saranno dedicati alla versione single player. L'aumento del peso del gioco è ovviamente dovuto al fatto che la nuova versione avrà una grafica nettamente superiore, con una mole poligonale maggiore e texture di una risoluzione più alta. Infatti, qualche giorno fa, Naughty Dog ha pubblicato un altro brevissimo video dedicato al nuovo Joel in occasione della festa del papà che negli Stati Uniti si celebra il 19 giugno. Esattamente come per la Tess del remake, la clip mette una di fianco all'altra le due versioni del personaggio, quella dell'originale The Last of Us per PS3 e il rifacimento per PS5, al fine di evidenziare i miglioramenti apportati al modello. Noi vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 sarà disponibile su PS5 dal 2 settembre ed è stato già confermato che il remake farà successivamente il suo debutto anche su PC. Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di provare con mano le nuove funzionalità di The Last of Us Parte 1? Fateci sapere la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali. A cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi i video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!